L'Alma Juventus Fano supera 1-0 al Mancini il Trastevere e compie un passo importante verso la salvezza diretta. Gara spigolosa e combattuta, ma tutto sommato corretta tra due formazioni che non si sono risparmiate nella ricerca di tre punti. Primo tempo avaro di emozioni, con le due retroguardie concentrate a lasciare pochi spazi agli attacchi avversari, e così le prime note di cronaca arrivano superato il quarto d'ora. Al 18esimo Macri crossa al fondo, Sannipoli prova ad avventarsi sul pallone contrastato da Zanolla, finisce a terra, Lipizer lascia correre. Passa un minuto e Fioretti ci prova al limite dopo un suggerimento da destra, ma sul suo sinistro, leggermente sporcato da un difensore di casa, Zafesta si intuffo, manda in corner. L'Alma risponde al 22esimo, Tortori scappa sulla sinistra, pallone arretrato che arriva a Zanni, conclusione che non preoccupa Semprini. Prima in riposo non ci sono altri brividi, a parte una sbavatura nella propria area di Del Rosso che si fa beffare da Macri, Zafesta ci mette una toppa in uscita. In avvio di ripresa il Fano parte più determinato e si affaccia avanti in un paio di occasioni senza riuscire a pungere prima della rete che al 13esimo risolve il match. Scoppa su punizione alla tre quarti, pesca in area Vavassori che stacca più in alto di tutti e di testa indirizza nell'angolo alto. Semprini non ci arriva e il pallone si infila in fondo alla rete. Il Trastevere prova subito a reagire, ma i padroni di casa riescono a contenere rischiando poco. La formazione laziale non si arrende, insiste, ma a 10 dal termine è Fioretti a sprecare quando libero in area. Gira centralmente di testa un bel cross di Cervoni, tutto facile per Zafestas. Rapidi capovolgimenti di fronte procurano diverse occasioni in questa fase con i padroni di casa che vanno per due volte vicino al raddoppio all'81esimo con Varriale e due minuti dopo con Broso, ma in entrambi i casi è bravo Semprini a ribattere coi piedi. In mezzo il Trastevere va vicino al pari con Pasqualoni che di testa manda fuori non di monto. A tre dal termine Licasciu sciupa in contropiede la palla per mettere al sicuro il risultato e così il Fano deve stringere i denti sull'assalto finale del Trastevere che nonostante i 6 minuti di recupero non riesce a procurare altri pericoli alla porta granata e al triplice fischio finale si deve arrendere alla sconfitta e vede allontanarsi le speranze di una rimonta sulla Recanatese.